Grazie. La parola all'onorevole Cofferati per 1 minuto e 30. Grazie signora Presidente. La crisi greca è oggettivamente il problema più grave che l'Europa si trova ad affrontare ed è indubbiamente prodotta dalla mancanza di rigore nella gestione della spesa pubblica. Però è incomprensibile e inaccettabile il ritardo con il quale le istituzioni europee stanno intervenendo per fronteggiare questo momento di difficoltà di un Paese membro. E questo ritardo ha già prodotto effetti negativi, ha lasciato oggettivamente spazio all'azione degli speculatori, ha creato all'interno dell'Unione dubbi sulla volontà di alcuni Paesi verso il futuro dell'Europa. Vorrei che non ci dimenticassimo che questo è il primo grande problema che siamo chiamati ad affrontare dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ha accentuato le difficoltà del governo greco, che ha dovuto produrre misure antipopolari, non scelte di poco conto o di lieve entità nel rapporto con milioni di persone, e lo ha fatto senza avere la certezza che l'aiuto sarebbe arrivato. Inoltre, ha incrinato oggettivamente il valore fondativo della solidarietà, che è base e cemento dell'idea che abbiamo tutti condiviso dell'Unione Europea. Dunque, è necessario che l'intervento ci sia. Senza nessuna speculazione, vorrei ricordare all'onorevole Mauro che la Germania è senza dubbio tra i paesi che hanno avuto maggiori vantaggi dall'entrata in vigore dell'euro e del rapporto che si è determinato con i tassi di interesse. Bisogna agire rapidamente per aiutare la Grecia, lo deve fare l'Europa nell'interesse dell'Europa. Grazie. La parola all'onorevole Marinescu per 1 minuto e 30. Mulțumesc, doamna președintă. Consiliul Uniunii Europene. Molte grazie, Presidente. Il Consiglio europeo ha accolto con entusiasmo la comunicazione della Commissione sulla